sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, oggi abbiamo questa bellissima pagina di San Paolo, molto adatta sia al tempo di Avvento, sia a questi giorni di preparazione prossima, a Natale della Novena, sia anche ai tempi che stiamo vivendo, tempi in cui tutti abbiamo bisogno di ravvivare e rinnovare la nostra speranza. E San Paolo, proprio nella parte centrale di questa prima parte del quindicesimo capitolo, abbiamo visto i versetti dall'1 al 13, raccomanda di tenere viva la speranza, teniamo viva la nostra speranza. Da dove viene, ecco, la capacità di tenere viva la speranza? Ecco, anzitutto da tutto ciò che è stato scritto prima di noi, per nostra istruzione, dice l'Apostolo. La speranza si alimenta di tutto ciò di bello che il Signore ci ha detto di noi e ci ha promesso attraverso le Sacre Scritture. Noi che abbiamo partecipato da poco alla Santa Messa abbiamo sentito, per esempio, le parole meravigliose pronunciate da Dio attraverso il profeta Isaia: tuo sposo è il tuo creatore. È una promessa di raggiungere con il Signore un'unione, un'intimità tanto grande quale è quella di un grande innamorato sposo con una grande innamorata sposa. E questa è fonte di grande speranza. Chi altri è per noi fonte di grande speranza? Il nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha dato uno straordinario e magnifico esempio di santità e di fedeltà al Signore. Cristo non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. A chi cercò di piacere il Signore? A Dio Padre, servendolo, obbedendolo e amandolo in tutto, e per amore di Dio Padre al prossimo, che ha sempre cercato di compiacere attenzione nel bene per edificarlo, mai nel male. Noi dobbiamo cercare appunto di compiacere o di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Compiacere al prossimo nel male è peccato, cioè confermare il prossimo nel male che fa, sorridere, approvarlo per il male che fa, o addirittura scandalizzarlo noi, proponendoci non come portatori ed esempi di bene, ma come portatori ed esempi di male. Quindi grande speranza è guardare al nostro Signore, a quello che Lui ha fatto, e a seguirne le orme. La speranza è anche animata da alcune importantissime virtù. Nei versetti 4 e nei versetti 5 San Paolo ne nomina due: la perseveranza e la consolazione. E chiama Dio il Dio della speranza e della consolazione, Dio della perseveranza e della consolazione. In virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. La perseveranza, che cosa significa? Quella parte della virtù cardinale, della fortezza, che ci consente di andare avanti mantenendoci saldi nonostante il logorio del tempo. Le promesse del Signore che sembrano tardare, che non sembrano compiersi, e il perdurare di uno stato di apparente, per esempio, trionfo del male,
a cui ogni giorno che ci alziamo speriamo che sia dato uno scossone o qualche cosa, ma invece sembra che sia sempre trionfante, e questo può causare una perdita di speranza, un vacillare in noi. Questo non accade se in noi è forte la virtù della perseveranza, quindi, che ci consente di andare avanti nonostante gli apparenti disinganni del tempo. E poi la consolazione. Il termine greco di consolazione è paraclesios, lo stesso che San Giovanni usa nel suo Vangelo per designare il consolatore, il paraclito, colui che sta vicino. Allora, dove viene la speranza? Cosa vuol dire appunto consolazione, no? Il non rimanere soli, farci stare vicino da qualcuno. Ma chi è questo qualcuno? Noi quando cerchiamo consolazioni umane, che cosa facciamo? Cerchiamo qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui sfogarci, qualcuno che ci comprenda, qualcuno che ci faccia qualche manifestazione di affetto, che ci coccoli, che ci incoraggi. Per carità, questa è una cosa umanamente comprensibile, ma da dove viene la grande consolazione? Il Dio della speranza, della perseveranza e della consolazione, ci dice San Paolo. Cioè, si resiste, si alimenta la speranza nella misura in cui la consolazione la cerchiamo nel Signore. Il Signore dà tantissime consolazioni a chi va a cercarle in Lui, non in altre cose. Se si cercano in altre cose, si perdono le consolazioni divine. Ecco perché specialmente in questi giorni santi, che il Signore ci aiuti veramente ad andare a cercare in Lui la consolazione. In questi giorni di novena di Natale proprio si compie questo duplice movimento, no? Noi che andiamo a cercare consolazione in Gesù, e Gesù, per quanto ci possa sembrare strano, ma è vero, che trova consolazione in quei cuori, in quegli animi che si rivolgono a Lui, che lo attendono, che lo cercano, che lo invocano, che lo accolgono. Ecco, questa è, diciamo, la cornice della speranza. Il testo conclude ancora con un richiamo alla speranza, con cui, dopo aver definito il Dio della speranza e della consolazione, San Paolo passa a parlare del Dio della speranza. E che cosa fa il Dio della speranza? Ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, ancora perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Questo è un versetto veramente dove ci sarebbe da soffermarsi molto molto a lungo, no? Il Dio della speranza vi riempia, anche qui in greco è il termine plerò, il verbo è plerò, proprio vi faccia pieni, traboccanti. Qui si richiama proprio quando Gesù nel Vangelo dice: guarda che se tu vieni a chiedere a bere a me, se tu me lo chiedi a me, io ti darò una sorgente di acqua che zampillerà per la vita eterna, no? Un qualcosa simile a quello che accade alla Madonna, la piena di grazie. Dio ci riempie, attenzione, di ogni gioia e pace nella fede. Meraviglioso. Proprio la gioia e la pace, i frutti del Natale. Ma dove si trovano la gioia e la pace? Dici, ma come faccio a averci la gioia e la pace che stiamo in mezzo alla tempesta, in mezzo a un mare di brutte notizie? La gioia e la pace non la trovi nelle notizie, la gioia e la pace la trovi nella fede, nella fede.
Insieme alla speranza viaggia la fede, la fede, la santa fede. Quindi sono la speranza e la fede che ci fanno vivere la gioia e la pace. E attraverso la virtù dello Spirito Santo si abbonda ancora nella speranza. Cosa vuol dire questo qui? È la potenza dello Spirito Santo. La speranza aumenta in noi quanto più la vita dello Spirito Santo aumenta in noi. Che significa? Come aumenta in noi la vita dello Spirito Santo? La vita dello Spirito Santo aumenta in noi con la nostra fruttuosa frequenza e ricezione dei sacramenti e con la nostra fervorosa, abbondante e perseverante preghiera. Quindi, perché la nostra speranza sia forte, la nostra vita interiore deve essere forte. E perché la gioia e la pace ci siano nel cuore, la speranza deve abbracciarsi con la fede, perché la speranza ci porta a considerare il futuro come il presente, quindi ci porta a vedere la fine dei dolori, e la fine dei dolori è sempre in gloria per i figli di Dio. La fede ci consente di non dubitare minimamente che tutto ciò che Dio ci ha promesso, ci ha rivelato e ci ha detto è assolutamente vero. E può esserci anche tutto quanto il mondo che ci attesta al contrario, che ci cerca di far vacillare nella fede, ma questo è completamente impossibile. Ecco, chiediamo nel silenzio al Signore che ci dia una grande speranza e che ci renda uomini e donne di speranza, che penso che oggi noi figli di Dio siamo veramente chiamati ad essere portatori di speranza e che il ministero della speranza sia molto importante nel contesto di tutto ciò che ancora stiamo vivendo, ma dentro cui viene a essere celebrato di nuovo e quindi a essere attualizzato di nuovo il grande liberante e santo mistero del Natale.